Cosa? Dove siamo? Vi aspetta una sfida incredibile, dovrete dimostrare le vostre capacità. In particolare dovete disegnare. Nel primo turno dovrete disegnare un puppet. Chi realizzerà il disegno migliore in un minuto riceverà questo fantastico giocattolo. E disegnerete non con le vernici, ma con le caramelle. Sarà divertente. Il minuto è partito. Sì? Allora, devo mangiare le mie caramelle preferite. Le caramelle Skittles mettono un colore molto bello. Il che significa che il colore aiuta e posso fare un bellissimo disegno. Ecco, ce la farò. E io ho un'idea migliore. Allora, se io trasformo le caramelle nelle vernici, sarò nella tavolozza e l'acqua. Perfetto! Ora una varietà dei colori diversi. Yes! No! Non permetterò a Jane di vincere. Ma sarà l'acqua? Ci sarà l'acqua? Guardate che bello! Assomiglia a quel disegno che vincerà. Wow! Io cosa ci farò? Ho mangiato tutte le caramelle. Va bene. Barbie, prendo il tuo disegno? No! Guarda! C'è le mani! Ragazzi, il tempo è finito. Tocca a voi, fate vedere cosa vi disegnate. Le piace? Sto scherzando, non c'è nulla. Andy non va bene. Le caramelle sono buone. Qui c'è il disegno. Ma il cuoricino rimane sul tavolo. Però immaginate che è apposta. Com'è il mio? Jen, sei un grande artista. Questo è tuo. Ricevi questo bellissimo puppet. Ma come? Era il nostro premio. Ma perché? Andy, vuoi giocare con me? Non mi dispiace. No, non toccare. Jane è contraria. Ma cosa c'erano queste salse? Perché questo round voi disegnerete il pesce. Avete un minuto. Penso che dovremmo impegnarci di più perché c'è un tranello. Se i buoni premi vengono assegnati per i buoni disegni, i cattivi vengono assegnati per i cattivi. Non mangerò, io comunque voglio vincere. Eddie, mi dispiace, ma stai facendo la scultura. Scusa. Non ho visto. È apposta. Cosa? Le aiuti? Ma come ti permetti? Vabbè. Devo disegnare. Che salsa scegliere? Ecco, la salsa è stata fatta. Farò un bel disegno. Andy, cosa stai facendo? Il pesce è bellissimo. Devo disegnare. Con le dita. So cosa fare. Proverò un po' la salsa. Ecco fatto. Le salse sono finite. Spero che non cadrà. Oh no. Cosa ho fatto? Il disegno è rovinato. Ragazzi, il tempo è finito. Fate vedere i vostri lavori. Dice? Ma non ho fatto nulla. Jen, tu per prima. Jen, brava. Bellissimo questo disegno. Andy, guarda che bello. Che
Che ingenuo che sei. E il mio? Mi sono impegnata. Cosa? What? No, c'era il disegno. Barbie, il tuo disegno è così così. Quale genere è migliore? Barbie, ma non ti vergogni! Non volevo perdere! Andy, tu prendi il pesce. Non mi prenderai più in giro la prossima volta. Ma io odio il pesce. Non si preoccupare. So cosa ti piacerà. Questo. Vuoi preparare il pesce? Yes! Ma come funziona? Oh, ecco, ho trovato. Scusa, Barbie. Jane, sei un genio. Guarda che bello. E sarà ancora più buona quando la decorreremo con le verdure. E adesso sarà perfetto. Jane, sei un genio. È molto buono. Allora, il tema è piuttosto strano, ma comunque lo so. Vi aspetto un frente vestito. Ragazze, mi sentite? Io ci sento, basta parlare, disegni. Il tempo è partito. Che bello! Non ho mai disegnato con una penna 3D. Anch'io. Ma credo di poterlo fare. Che bello! La penna è molto comoda. E io ho un'altra idea. Devo fare i dettagli. Così. Ecco, adesso comincio io. Allora, faccio la prima parte. Ed ecco fatto. E io ho un'idea più bella. Voglio fare la macchina. Una bellissima macchina. Ecco. Ottimo. È venuto proprio bene, guardate. Mi piace. Sì, vabbè, ti comporti come un bambino. Il disegno è ottimo, il vestito anche. Ma Andy, che bello. Puoi darmi una mano? Sì, con piacere. Eh sì, il ragazzo fa il vestito. Ragazzi, il tempo è scaduto. Andy, è mai sorpresa, ma non è mio. Ecco, Barbie, ma dov'è la seconda parte del vestito? No! Il mio vestito si è rotto. Vabbè, io ho capito che mi c'era Andy. Andy, questo è per te. Cosa è terribile! Andy, sarà la star di Instagram. Siete pronti a vedere il vostro re? Ecco, la corona sarà vostra se farete un bel disegno. Io voglio una corona del genere. Sì, ti starà bene la corona. Il vostro tempo è partito. Come farò a disegnare con il trucco? Non so come usarlo. E mi sembra che il disegno possa venire molto bene. Andy, prendi un po' del rossetto. Okay. Grazie per il consiglio. Di questa pasta mi superranno. Cosa devo fare? Lo so. Allora, le briciole d'oro mi aiuteranno. What? Da dove viene? Oh, oh no. Scusa, Jane, non volevo. Non sono stata io. Ecco, il disegno è rovinato.
prendi il mio e dammi il tuo, non sarà triste. Grazie, sei un vero grand'uomo. Devo... sì. Dorare un po'. E io farò una corona del tuo, però di carta. Che bello, è meglio del disegno. Non riusciranno a finire il disegno. E io posso vincere. Ok, un po' di brillanti staranno bene. Allora, un po' qua. Eh sì, aggiungo pure questi. Così. Ottimo. Adesso soffio. Fatto. Che bello. Sì, è brillante. Sì, perché sono una brava padrona. Ragazzi, fate vedere i vostri capolavori. Jay non va bene. Oh my god. Sta per visitare meglio. Hey! E io ho fatto un origami, bello? Sì, originale, però no. E il mio? Barbie, bravissima. È la miglior corona che abbia mai vista. Sì, io sono la vera principessa, non Jane. Devo trovare solamente il principe. Eccolo, che velocità, caro principe. Mi porterò nel suo regno. Oh. Sì, il regno dei brufoli. Sai cosa, Jane? Ho una corona per te. Non è d'oro, ma è fatto con amore. E anche dei fiori. Oh, grazie mille, Andy. Ora andiamo a prendere il gelato. Andiamo. Dove siamo? Una sfida vi aspetta. Uno di voi riceverà una fontana di cioccolato. Va, chi disegna meglio con questi pennarelli? Ma c'è una cosa molto importante. Bisogna disegnare con la bocca e non con le mani. Avete un minuto. Ed è già partito. Devo vincere. Cosa? Perderai. Perché io avrò il miglior disegno. Bingo. Una fontana di cioccolato può essere blu? No. Vincerò io. Soprattutto perché mi è appena venuta in mente un'idea brillante. Perché devo soffiare se posso togliere il coperchio? Ma perché io non ci ho pensato? Devo provare. Cado. Ci hai provato? Ha funzionato. Susie, non ti vergogni? Potevi aiutarmi, eh? Ecco, ti devo dare una lezione. E mi servirà una piuma. Ciao! E cosa ci ho fatto? Ma sembra un pomodoro. O peggio. Susie perderà di sicuro. Così? Ridi? Prendi. Tieni. Ma è terribile! Come ti sei permessa? Prendi! No! Ragazze, il tempo è scaduto. Vediamo cosa avete fatto. Julie, cos'è questa macchia rossa? Hai versato la vernice? Anche sulla faccia. Susie, ma perché ha un disegno rosso? Avete mangiato i pomodori? Questi disegni non vinceranno. Il lavoro di Mila non è granché, ma almeno non è rossa. Okay. Mila, hai vinto. Evviva! Ora è tutta mia. Ciao! Anche noi vogliamo un po' di cioccolato. E noi ne prenderemo. È così buona!
sono così felice che ho vinto. Mmm, che buona. Dov'è il cioccolato? Davvero, chi ha osato di berlo? Ma si vergogni. Ladre. Stavolta il vostro premio sarà molto più originale. Vedete questo bel cagnolino? Beh, il premio non è lui, ma è la cacca che rimane. In questo round dovrete segnare di nuovo con la bocca, quindi fate del vostro meglio. Il tempo è partito. Credo che non ci sia niente di più facile di disegnare una cacca. Ok, cominciamo. Per rendere il segno più autentico è necessario aggiungere anche l'odore. E so anche come farlo. Cos'è questo odore? È morto qualcuno qui? Ma sto male. Scusa, non ho lavato i piedi. Dipingere con i piedi è difficile, ma con le gomiti è più facile. Ops, non è un problema. Ho tanti pennarelli. Dai, su. Oh no, sono indietro. Ragazze, il tempo è scaduto. Vediamo cosa avete. Ecco. Mia, la cacca... Sì, ma ho visto di meglio. Per esempio, Susie. La sua cacca è ottima. Mi piace. E Giuri? Vabbè, non è un granché. È chiaro che volevo provarci, però... E lei prende la cacca vera. Cosa? Ma sto male. Ma posso darla a Susie? No, non assaggerò questa cacca. Queste sono le regole, devi. È terribile. Spero che sia cioccolato. Ma ha provato veramente? No, è di davvero cioccolato. Ragazzi, volete provare? No, grazie. Ne facciamo a meno. Questo round il premio è il pesce. Che non è buono. Ma voi disegnerete con le salse. È divertente. Quindi, cominciate. Non ci ho mai insegnato con le salse. Spero che venga qualcosa di bello. Io farò una cosa bellissima. Ma perché butti così l'immondizia? Non sono un bidone. Ok, possiamo cominciare. Sarà il più buon disegno del mondo. Ok, provo e vado dal ketchup. E io parto dalla salsa al formaggio. È gialla e si adatta bene al pesce. Ecco. Ma è già finito? Devo aggiungere questa salsa qui. Così, non è male. No, Susie, ho un bel disegno. Beh, devo affrettarmi. Certo. Io ho 5 dita e ho 5 pennelli. Che buono. E vabbè, posso assaggiare. Che buono che è. No, ancora. Voglio ancora. Mira, ma stai mangiando le salse? Ma non abbiamo neanche le palatine. Ecco, sono finite le salse. Oh no, non c'è il mio segno. Ecco, ho rovinato il mio segno. Che buono che è. Ho mangiato tutte le salse.
me lo perderò sicuramente. Il tempo è scaduto. È ora di vedere cosa avete disegnato. Mi rimane solo una possibilità: scambiare il disegno con Susie. Sto aspettando. Giulia, ma cosa hai fatto? Non sembra un pesce. Mila, puoi farmi vedere il disegno? Wow! Non è male. È il miglior disegno che ho visto oggi. Susie, non ci sei impegnata. Allora credo che dovrò darti il pesce. Spero ti piaccia. A me? Ma ho barrato. Dovrei mangiare il pesce. Ma perché? Però non è cattiva, la posso cuocere. Oh, cosa stai facendo? Scusa, non so usarlo. Guarda che bella che è. Finalmente posso mangiare. Che buona che è. Ragazze, queste volte avete il premio più cattivo. Questo bellissimo gattino. Dovete fare il trucco del gattino. Ecco, avete un minuto. Ed è partita. Assomiglia al gattino. Non devo disegnare tanti dettagli. Susie, guarda. Sai, vincerò io. Ecco il naso, è pronto. Devo disegnare i baffi. Nessuno mi vieta di usare lo specchietto. Come faccio a fare il trucco senza lo specchio? Sono quasi pronta. Sono stata bravissima. Mira, guarda, Johnny sta barrando. Usa lo specchietto, che si può usare. Dobbiamo dare una lezione, so come. Cosa stai facendo? Perché? Mi hai rovinato il trucco. No, ora perderò di sicuro. Io voglio prendere questa cattina. Io ho un'idea. Come distrarre un concorrente. Se vuoi, ti aiuto io a fare il nasino. Se ci dispiace, sarò felice. Così sei più bella. Bel gattino. Grazie mille. Sapevo sempre che noi eravamo delle amiche. Ok, adesso decidiamo chi si aggiudicherà il premio. Julie, non posso guardare. Vabbè, no. Susie, cosa hai fatto? Non stiamo giocando a fare i pirati. Cosa? Pirata? Mila! Furbacchione! Ma il trucco di Mila non è male. Ok, questo sarà il tuo amico. E vai! Ti amerò e ti nutrirò e... Oh no! Credo che Mila sia allergica ai gattini. Non c'è problema, possiamo occuparci noi stessi di questo soffice. Mila è tutta arrossata. Dovremmo chiamare il medico, vero? Che bello che è. Wow, che bella torta. Oh, e per voi ragazze, chi la disegna meglio se la prende. Fantastico. È ora di iniziare. Ottimo. Ok, avremo bisogno di questo colore nero. Bene, così. E adesso il ripieno. Ok, sì, fragole e lamponi. Così. Ah, beh, no, io preferisco il cioccolato. Oh, il tempo è scaduto. Cosa? Di già? Ah, ok. Bene, e vabbè, lo metto sul piatto. Oh, sì, eccolo. Oh, ok, va bene. Ok, ecco la torta. Bene, bene, eccola. Brava ragazze, siete entrambe bravissime. Fantastico, evviva, congratulazioni Wednesday.
fantastico. Ecco la torta. Grazie. Sembra bella. Dai, vieni qui, pipistrello. E io? Guardate, lo provo. Buono, sì. Ecco, io ho un cuoricino e un unicorno. Che buono. Cool. 1, 2, 3. Ok, ho vinto. 1, 2, 3. Ah, di nuovo. Oh? Cos'è? Wow! Guardate, è un Pikachu volante! È il vostro nuovo premio! Ok, disegnatelo per bene! Ok, non ci penso neanche! Dai, adesso lo vedremo! Ok, così, e poi, qua, bene, sì, ok, dai! Devo vincere! Ma cosa stai dicendo, Manu? Enid è più brava! No, no, assolutamente no! Questo non va bene! Ecco! Vabbè, ragazze, il tempo è scaduto! Oh no! Guardate il mio Pikachu! Bello, vero? Ben fatto, Agnet! Wenzy, fammi vedere! Ma è sicura? Ecco, a lei! Oh, che incubo! La vincitrice è Agnet! Ho sempre voluto un Pikachu volante! Certo, è tuo, caro! Grazie! Ok, vogliamo, amico! No, non qui! No, vai via! Così? Prendi! State! Ragazze, guardate cosa ho trovato! Che carino! Iniziate! E vai! Dai! Vabbè, sta venendo fuori un gran bel lavoro. Ok. Beh, ora ho finito. Vediamo cosa ha Enid. Il mio camaleonte sarà il più bello. Va bene. Mano, andiamo a divertirci. Ehi, Enid, ciao. Ciao! Hai spento il fornello? Fantastico. Enid, guarda là! Cosa? Il tempo è scaduto! Bene! Ok, ecco il mio disegno! Ah? Cosa? No! Enid, adesso! Cosa è successo? Aspetta un attimo! Ma perché? Ma perché non è pronto? Oh no! Così non si va da nessuna parte! Wednesday, hai vinto! Finalmente! Ecco il tuo camaleonte! Che bello! Si è adatta perfettamente al mio look. Ciao, bello! Oh, really? Evviva! Un nuovo giro! Ok, disegnatemi questo vestito. Ecco. Vedete quanto è bello? Cominciate, ragazze. Oh, che bello che è! È un vestito terribile. Non ho intenzione di disegnarlo. Preferisco leggere. Dai, su, accidenti, Wednesday. Beh, io vado allora. Ok, Mana, Mana. No, non mi convinci. Vai via. Ma cosa stai facendo? Va bene. Ok, io prendo il rosa. È proprio quello che mi serve per fare un vestito bellissimo! Ok, ragazzi, fatemi vedere, Enid? Sì, sarà un piacere! No, non mi piace! Ma come? Perché? Non lo so! Cos'è questo? Wow! Mano, ma è geniale! Wednesday, hai vinto! Cosa? No! Sì, è tuo! Prendilo! Che schifo, non sopporto il rosa. Bah. Che pizza. Questo sì, è il vostro prossimo compito. Che profumino fantastico. Dai su, ragazze, mettetevi al lavoro. Ok, è facile. Io adoro la pizza. E allora disegno una fetta. Pomodori, olive. Così, l'impasto. La mia pizza è pronta. Ok, giro adesso? Bene. Wednesday, cosa stai facendo?
Volevo vedere cosa avresti disegnato per farlo più bello. Prima disegno l'impasto e poi faccio così. Ok, bene, ancora un po' qua. Sì, ecco, tutto qui? Certo che no. Disegnerò tutti gli ingredienti separatamente. Ok, così. E poi questi. E poi qua. Oh, ragazze, fatemi vedere. Ecco lei. Oh, grande. Ecco. Una pizza vuota. Che strano. Elliot, hai vinto. Fantastico. No, aspetti, non capisce nulla. Questa è la mia pizza. L'ha vista? Oh, che bello. Ok, cambio scelta. Evviva. Congratulazioni, Wednesday. Ecco a te. Io voglio. Oh, adoro la pizza. E io la mangerò. Che buona che è, mi piace. Anch'io ho una fetta di pizza. Buonissima.